Oggi, 28 settembre 2022, siamo finalmente arrivati al punto di poter dire: cavolo, lo sai che se compri AMD o compri Intel, in effetti non sbagli da nessuna delle due parti. Per anni AMD è stata la scelta budget, la scelta che tutti i giocatori un po' squattrinati volevano intraprendere per costruire il proprio PC da gioco. Al giorno d'oggi, dopo praticamente 4 serie di Ryzen, siamo arrivati al punto in cui AMD finalmente non ha nulla da invidiare alla casa blu per quanto riguarda performance in single core e istruzioni per clock. In multicore sappiamo invece che Ryzen è sempre stata effettivamente la scelta migliore da prendere per molti giocatori, perché fondamentalmente è andata meglio per molti anni. Le review di Ryzen 7000 sono su tutto l'internet e c'è da dire che sono dei chip decisamente fuori dal normale. Hanno delle ottime prestazioni in single core, hanno delle buonissime prestazioni in multicore. Per farvi capire, il 7950X, che sarebbe il 16 core 32 thread della nuova generazione di AMD, riesce a fare un punteggio di oltre 38.000 su Cinebench R23. 38.000 su Cinebench R23 è proprio tanto, fidatevi. Segue poi il 7900X 12 core 24 thread, il 7700X 8 core 16 thread e il 7600X 6 core 12 thread. Ovviamente tutti questi processori, se vi fate un po' di ricerche su YouTube, sono stati paragonati a Alder Lake Intel di 12esima generazione e fondamentalmente in alcuni titoli stravinceva AMD, in alcuni titoli stravinceva Intel. Attenzione per quanto concerne benchmark di videogiochi, ma fondamentalmente in produttività, nei lavori dove serve effettivamente forza bruta di rendering 3D tipo Blender, tipo Corona, queste cose qua, AMD ha sempre, sapete, quelle gap che aiuta in effetti a vincere e a risparmiare un bel po' di tempo. Mentre in altri benchmark, beh, Intel vinceva, ma il tutto fondamentalmente si riduce ad un'unica frase: che voi compriate al momento AMD o compriate Intel, in questo momento, sì, credetemi, non sbagliate. Per quanto riguarda i benchmark di videogiochi, invece, il tutto si riduce all'ottimizzazione del motore grafico. Preferisci più core, più thread, le istruzioni di AMD, o preferisci in effetti le istruzioni di Intel? Qui è praticamente una cosa decisamente situazionale. E a proposito di cose situazionali, preparatevi, perché tra qualche giorno uscirà un video molto interessante per quanto riguarda il bottleneck di CPU sulla scheda video. È qualcosa che credo molti di voi dovreste guardare, perché sto concetto di bottleneck non è ancora dannatamente chiaro a molte persone. Quali sono i lati negativi della nuova architettura Zen 4? Sebbene le performance siano fantastiche, consumi e energia erogata sotto forma di calore, in effetti, sono decisamente da tenere in considerazione, perché si arriva a un massimo comunque con tutto sbloccato di oltre 250 watt, proprio facili sul 7950X, attenzione, e con temperature che sotto sforzo massimo, quindi utilizzo del PC al 100% su task specifici, quindi rendering 3D utilizzando solamente il processore, si arriva a 95 gradi praticamente. 95 gradi però che non vanno ad inficiare le performance dei processori, perché a detta di AMD tutto ciò è fatto di design. Infatti il TJ Max dei processori è 95 gradi, ma non c'è nessun taglio di frequenza. Vediamo, se fate un giro sempre su internet, vedete che chi ha provato il 7950X l'ha ottenuto a 95 gradi con frequenze di tutti i core che variano da 5.1 GHz a 4.9 GHz. Quindi, beh, provate a tenere voi 16 core a quella velocità, a quella temperatura, con quelle performance. Davvero un ottimo lavoro da questo punto di vista. Ma attenzione, fino ad ora i Ryzen 7000 sono stati paragonati agli Intel di 12esima generazione, che sono un'architettura ormai di circa un anno fa, nemmeno un anno fa, circa 10-11 mesi fa. Ma gli Intel di 13esima generazione che sono stati presentati ieri, devo essere sincero, quando io ho provato Alder Lake, quindi gli Intel di 12esima generazione, sono rimasto decisamente impressionato dalle performance che questi chip potessero offrire. E se posso essere sincero al 100%,
100%, questa tredicesima generazione di Intel mi sta facendo salire un bel po' di scimmiette, perché avremo sempre un 13900K, 13700K e 13600K, ma tutti questi processori hanno praticamente frequenze rialzate rispetto alla scorsa generazione. Il 13900K dovrebbe avere anche 600 MHz in più di frequenza e il doppio degli efficiency core, quindi sì, si arriverà finalmente ha un processore che ha 24 core e 32 thread, di cui 8 core con hyperthreading sono i core di performance e i restanti sono core di efficienza, quindi questo per quanto riguarda il 13900K, ma tutta la lineup ha avuto un raddoppio di quantità per quanto riguarda gli efficiency core. Che cosa significa questo? Significa che i processori di Intel, che sono sempre stati ottimi per giocare, e anche questi ovviamente saranno ottimi per giocare, non prendiamoci in giro, hanno ricevuto un uplift in forza bruta, perché ci sono fisicamente più core che aiuteranno tanto per quanto riguarda i lavori belli pesanti. Capiamoci bene, se voi di giorno lavorate e fate rendering pesanti su Blender, Corona, Premiere, After Effects, eccetera eccetera, potete fare quello di giorno e la sera giocare tranquillamente in 1080p con i dettagli tutto al minimo e non dovreste avere il minimo problema col vostro schermo 1080p 500 Hz di refresh rate. No, scherzi a parte, sembrano davvero degli ottimi processori, anche perché Intel dice di aver lavorato molto sull'efficienza. Il proprio processo produttivo, il 7 Node, ha praticamente 65 watt di consumo, riesce ad eguagliare le performance del 12900K a 240 watt di consumo. Questo è qualcosa che deve essere ancora confermata, attenzione, perché queste cose non sono state dette da Intel durante la propria presentazione dei processori, però qualche recensore sono certo che andrà a tenere in considerazione questo piccolo dettaglio. Ma se questa cosa dovesse dimostrarsi vera, significa che una controparte, che ne so, un i5-13400 a 65 watt dovrebbe andare come il 12900K a 240 watt. Cioè, riusciamo a capire più o meno di cosa stiamo parlando. Cosa interessante poi che sarà fatta vedere durante la presentazione è praticamente una feature che io avrei voluto già su gli Intel Alder Lake, ma capisco che essendo la prima architettura ibrida non fosse possibile, ecco, attuare questa cosa. Ad esempio, se voi fate un task in cui avete bisogno di potenza bruta di rendering, potete praticamente splittare le performance, cioè i core di performance andranno a svolgere un determinato compito. Se voi riducete icona questa finestra che sta facendo questo compito, potete poi cominciare un altro task molto pesante, che sia esso streaming, rendering, tutto ciò che volete, e lasciare il compito agli efficiency core, perché ce ne sono davvero tanti sugli Intel di tredicesima generazione, il che è una cosa estremamente figa. Voi immaginate praticamente uno streaming doppio PC. Io ho qui tutti e due i miei computer, PC principale questo qui e PC da streaming quest'altro dietro, appunto per sottolineare questa cosa. In un processore che ha praticamente questo splitting di core e che anche supportato a livello software può in effetti affidare a dei core un compito e affidare ad altri core un altro compito, è qualcosa di estremamente figo, è qualcosa che potrebbe farvi risparmiare un bel po'. Parlando di prezzi, infatti, il 7950X di AMD, quindi il 16 core 32 thread, verrà a costare circa $700, $699, mentre il 13900K è stato prezzato a $590. Il 7900X, quindi 12 core 24 thread, a $550, mentre il 13700K a $410, mentre il 7700X di AMD è stato prezzato $400. Se invece andiamo a vedere i processori da gaming, quelli di fascia un pochettino più bassa, il 13600K verrà a costare $320, mentre il 7600X verrà a costare $300. Attenzione, questi sono MSRP, sappiamo benissimo che poi non sia mai ci sia un periodo di shortage o comunque di richiesta talmente alta come ci saranno con le ultime generazioni, questi prezzi schizzeranno alle stelle. Infatti in Italia, se andate a farvi un giro, praticamente trovate già il 7950X intorno agli €800, ma va bene, le tasse funzionano così. Parlando infatti di spesa fatta, gli Intel di tredicesima generazione, essendo un'architettura
ibrida, sono ibridi anche dal punto di vista delle memorie supportate, perché appunto sì, supporteranno le ultime DDR5 che sono le più costose, ma anche le vecchie DDR4, e sappiamo benissimo che salvo in pochissimi casi non c'è un'enorme differenza fra le performance che avete fra delle ottime DDR4 e delle buone DDR5 che ci sono al momento sul mercato. Tra un anno e mezzo, sono certo che questo gap prestazionale andrà a allargarsi in maniera esponenziale, questo è poco ma sicuro. Però avete la possibilità comunque di prendere della vecchia DDR4 e costruirvi un computer da gioco andando a risparmiare un bel po' di soldi rispetto a AMD, che oltre all'acquisto di una nuova scheda madre, sia essa X670, X670E o B650, B650E, supporterà solamente la memoria DDR5. La memoria DDR5 al momento costa un pochettino, quindi diciamo che nella fascia bassa Intel potrebbe avere più senso per quanto riguarda un acquisto o un upgrade da una vecchia generazione, mentre nella fascia alta io credo che AMD potrebbe in effetti dare un paio di giri ad Intel, perché il socket LGA1718, quindi AM5 di AMD, verrà supportato fino al 2025 e oltre, mentre il socket di Intel, l'LGA1700, l'anno prossimo sarà già sostituito. Quindi il tutto è molto situazionale. Personalmente parlando, quello che farei io, dato ciò che faccio appunto, il mio lavoro da content creator, da appassionato, io prenderei una scheda madre di fascia alta, nemmeno altissima, di AMD, e mi comprerei un 7950X. Me li terrei là, se appunto quando bisogna fare dei lavori pesanti sfrutterei quelli. E se dovessi proprio scegliere un PC da gioco, io andrei sul 13700K. Sinceramente parlando, credo che il 13900K sia un processore che servirà pochissime persone, veramente poche persone, a pochi professionisti. Il 13700K è per chi vuole giocare, magari, secondo me, poi vuole fare streaming. Fondamentalmente questo è il mio pensiero. Poi, ovviamente, il tutto ci sarà detto con le review di terze parti. C'è però qualcuno che si infila e viene a distruggere tutto l'equilibrio creato fino ad ora, e cioè il Ryzen 7 5800X3D. Sappiamo benissimo che la cache 3D verticale di AMD è in grado di aumentare in maniera esponenziale le IPC di un processore in davvero modi che possiamo immaginare, come un uplift di 30-40 fps a parità di frequenza, eccetera eccetera. Se avete una scheda madre magari M4, un 5800X3D potrebbe essere la scelta per voi se volete crearvi un PC da gioco. Figuratevi, sto fatto della cache è talmente importante che anche Intel con la 13ª generazione ha aumentato il quantitativo di cache ai propri processori, e mi vengono in mente le parole di Saddi quando praticamente provò Intel Alder Lake, dicendo sì, AMD ha un enorme vantaggio in questo caso rispetto ad Alder Lake, che è appunto la cache. Quindi sì, la cache è molto importante. Hashtag important cache. Yeah. Detto ciò, non mi sentirete per ora parlare di prestazioni per quanto riguarda gli Intel di 13ª generazione, perché Intel fondamentalmente ci ha fatto vedere un paio di grafici che per me non hanno troppo senso, perché non ci sono numeri, ci sono percentuali, e io vorrei vedere delle review di terze parti come ci sono stati per i Ryzen 7000. Non mi sentirete assolutamente parlare delle RTX 4000 prima del tempo, perché non dubito che Nvidia tirerà fuori delle ottime schede video, ma con quello che ci è stato fatto vedere alla presentazione, ho solo parole di, non lo so, vergogna per Nvidia. Per me è stata un'enorme caduta di stile questo fatto di non far vedere prestazioni grezze pure della scheda video. E se qualcuno mi viene a dire no, guarda, la 4080 andrà più forte della 3080 Ti, sì, dove cavolo l'avete letto? Perché non ci sono review ufficiali al momento sull'internet, perché nessuno ha ancora le schede, nessuno è stata data la possibilità di postare nulla, nemmeno Nvidia praticamente ha messo ancora di grafici ufficiali. Quindi vedremo un pochettino il tutto come andrà. Personalmente parlando, come ogni anno, sono molto più interessato al lato CPU che al lato GPU.
quindi la battaglia sembra davvero davvero infuocata, sembra molto molto interessante e non vedo l'ora di avere delle, sotto mano delle review dei, degli Intel di tredicesima generazione per poter poi andare a consigliarvi in maniera più precisa dei processori da acquistare per i vari scopi. Detto ciò ragazzi, vi ricordo che nei prossimi giorni uscirà un video per quanto riguarda il bottleneck di CPU su scheda video e preparatevi perché ho stressato davvero tanto il mio 5900X e praticamente l'ho reso un 4 core senza hyperthreading. No, simultaneous multithreading, hyperthreading è per Intel. Grazie mille di aver guardato il video, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!